stamattina Policlinico di Napoli, Rotti Via Italia, incontro la professoressa Carmelina Loguercio, gastroenterologa, che ci parlerà di un'iniziativa molto interessante per la nostra città che avverrà il 22 settembre a Piazza Dante, dove è stata intitolata questa giornata "A Napoli ci vuole fegato". Ci vuole fegato perché purtroppo è stato accertato che c'è una altissima incidenza di malattie epatiche, ma soprattutto di un tasso abbastanza alto di mortalità per malattie epatiche. Io la ringrazio, mi permetto di fare due piccole considerazioni. La conoscenza della elevata prevalenza delle malattie epatiche in Campania e a Napoli non è accertata ora, ma è nota da moltissimo tempo. Così come è noto che in Campania esiste una maggiore prevalenza rispetto alle altre regioni anche per il tumore del fegato. Il tumore del fegato viene sulla cirrosi, viene su una malattia cronica di fegato, è spessissimo legato, quasi sempre legato alle infezioni virali, al virus C e al virus B, quindi in questo senso purtroppo la Campania ha un primato che dura da parecchi anni. A questo primato storico probabilmente si aggiunge anche un primato diciamo presente e ci auguriamo non futuro, che è legato all'obesità. Lo scenario delle malattie croniche di fegato insomma nel mondo, anche in Italia, anche in Campania, cambia, e le generazioni future partono già da un'obesità infantile. Obesità significa anche fegato grasso, e il fegato grasso non è un'entità benigna come si è pensato finora, ma è una patologia cronica del fegato che evolve esattamente come tutte le altre malattie. C'è un altro aspetto importante, che è quello dell'abuso alcolico. I ragazzi bevono male, bevono tutti, non hanno la percezione della gravità della malattia, si ha più dell'abuso, si ha la percezione della gravità sulle droghe, ma non si ha la percezione dell'alcol, che è comunque una sostanza legale a cui si ha accesso molto facilmente, e quindi nel pensiero comune fare la pizza con la birra il sabato sera anche da parte dei bambini di 10 anni è considerato quasi una normalità. E questo, anche in questo caso, l'Italia ha un primato negativo, perché si comincia a bere ad un'età molto più bassa rispetto agli altri paesi europei. E anche questo contribuisce come unico fattore o come cofattore rispetto agli altri delle malattie croniche di fegato. In genere appunto il fegato viene un po' messo da parte, no? Da parte dei mass media, da parte come se non fosse un organo importante. Ora, senza nulla togliere a tutti gli altri organi, però vorrei ricordare che appunto tutto quello che che noi ingeriamo e che poi attraverso il filtro epatico viene trasformato nelle varie sostanze nutritive, tossiche, l'eliminazione di tutti i tossici che noi ingeriamo, dai farmaci ai tossici ambientali, ai metalli pesanti, eccetera, avviene tramite la coniugazione a livello epatico, da che si deduce che insomma il fegato è un organo importante. E quindi conoscerlo, curarlo, averne cura, ecco direi, non curarlo, averne cura per prevenire poi le malattie future, credo che sia un dovere da parte di tutti. Diamo subito un consiglio ai genitori che seguiranno questa intervista, perché purtroppo è vero, è una cosa che è già stata presa in considerazione da tanti altri enti: l'alcol viene utilizzato dai giovani veramente in età scolare, cioè io ho conosciuto ragazzini di 10-11 anni che purtroppo per abitudini anche familiari scorrette già bevono il bicchiere di vino ai pasti, la birra. Cerchiamo di dare una direttiva a questi genitori per meglio far capire che cosa devono evitare da una corretta dieta alimentare ai figli, a questi minori, che purtroppo potrebbero andare incontro non solo all'obesità ma a problemi gravissimi, quale quello una cirrosi e poi eventualmente una trasformazione in un cancro del fegato. Lei mi fa una domanda difficilissima, perché
in questo ambito io non credo ci possa essere la prescrivibilità terapeutica di una dieta o di un comportamento alimentare da parte di un medico. Credo che il problema sia molto più complesso e che quindi investa l'aspetto commerciale, l'aspetto pubblicitario, investe l'intera società. Cioè nessuna campagna a favore dell'alimentazione corretta o a favore del non abuso alcolico può essere fatta dal medico, perché significherebbe ridurre il problema, l'entità del problema. Ora, avere un approccio, fare un incontro con una popolazione in una piazza grande di una città ha anche questo significato, cioè quello di dire non vogliamo parlare di medicina, diciamo rapporto medico-paziente, cura-farmaco, ma vogliamo parlare di formazione culturale globale per la prevenzione di malattie che hanno un primato oltretutto nella nostra regione. Allora il consiglio qual è? Il consiglio è quello di informarsi. Il consiglio è quello di essere attenti, cioè noi genitori, noi insegnanti, noi diciamo che abbiamo una funzione pubblica, noi mass media, dobbiamo stare sempre attenti ai messaggi che trasmettiamo globalmente. Poi è chiaro, nella patologia interviene il medico, ma il discorso è evitare la patologia. Allora il ragazzino che non deve bere alcolici deve essere un fatto culturale in cui diciamo non si deve proprio porre il problema, ecco, in questo senso qui. Allora il genitore che pone il bambino di fronte alla televisione o di fronte al computer per ore e ore sganocchiando varie cose, e non è un problema medico, è un problema sociale, insomma, in un qualche modo. Quindi bisogna che tutti contribuiamo a cambiare la cultura, non quella della globalizzazione, della massificazione, ma quella delle nostre abitudini un po' più vecchie. Non ci sono i cortili, non ci sono gli oratori, non ci sono, il bambino va in palestra, poi diventa più grande e magari qualche non attento o maestro di palestra comincia a dargli gli integratori, comincia a dargli delle diete sballate. Cioè è tutto un mondo sul quale bisogna intervenire attraverso la cultura, la cultura dell'approccio sano alle nostre abitudini di vita. La percentuale di ragazzi giovani che si ammalano rispetto a 10 anni fa è aumentata, e se sì di quanto? Che la percentuale di ragazzi che hanno un fegato grasso arriva, che hanno obesità e un fegato grasso, arriva addirittura al 20% dai 10 ai 15 anni. 20 anni fa non c'era. E rispetto, noi prima abbiamo fatto una chiacchierata, quindi in piazza si troveranno anche qualcuno che potrà dare il supporto giusto, l'accortezza a spiegare un po' anche le problematiche legate all'alcol, senza dover dire necessariamente che uno è alcolista o alcolizzato, però personale competente a cui rivolgersi proprio per evitare di cadere in dei vizi che poi diventerebbero dannosi per la salute. Sono tante le persone che si rivolgono a lei, dove ci sono figli che al di là dell'obesità hanno una cattiva risposta, perché quando si viene da un gastroenterologo in genere, poi è una donna veramente piacevole, una professoressa come lei che dà tante spiegazioni, quindi è giusto, perché tante volte le persone ascoltano dei termini e dice ma che mi sta dicendo, parla arabo, io non capisco. Invece quanto è giusto anche dare la maggiore facilità di linguaggio per meglio far comprendere le gravità rispetto a patologie o a usi e abusi che non sono quelli giusti. Lei ha detto prima spesso si comincia a bere in famiglia. Noi dobbiamo scindere, diciamo, il problema. Io dico sempre, quando parlo di alcol, no? Dico sempre che ci sono delle categorie con cui si può trattare, delle categorie in cui è no e basta. Certo. Allora, per la donna in gravidanza è no e basta, quindi non si discute proprio. Per chi si mette alla guida è no e basta, e non si discute proprio. Per chi è malato di fegato o altre patologie, diciamo, o infezioni virali, è no e basta. Per i bambini, per i ragazzini fino a 15 anni è no e basta.
Allora, tutto quello che è una mediazione non esiste, perché no e basta, per una lunga serie di motivi di tipo anche fisiologico, perché i ragazzini hanno una difficoltà anche a metabolizzare l'alcol, oltre che a non avere un approccio con una sostanza che non è né utile e che non serve poi nella vita futura. Quindi questo per quanto riguarda in generale. Esiste anche una legge in Italia che vieta l'uso degli alcolici al di sotto dei 16 anni. Lei mi deve dire se manda suo figlio al supermercato a comprare la birra o a comprare il vino, qualcuno gli ha mai chiesto il documento? Difficilmente avviene questo. Io mi sono trovata a assistere a scena veramente dove mi sono messa io appunto, a dire quindi, lei non può quindi, prendere questo minore. E quindi diciamo rientriamo nel discorso generale. In più noi abbiamo la necessità di porre, appunto, di formare, di informare e di creare anche delle alternative. Oggi i ragazzini, allora, 10 anni la pizza e la birra, 12-13 anni la birra in più, c'è lo scarto poi alla scuola media, scuola superiore, vino superalcolici. E tutto questo avviene principalmente nelle classi più agiate, non in quelle meno agiate, quindi significa anche che hanno i soldi per poterlo comprare. Ecco, e non c'è la percezione dell'illegalità, perché non si va dal pusher, si va insomma al supermercato, quindi non c'è neanche la percezione dell'illegalità. Tutto questo, quando diciamo un genitore è informato correttamente, ovviamente informerà a sua volta anche il figlio, non gli vieterà, perché non si può vietare, perché io credo che appunto la trasgressione faccia parte proprio dei giovani, no? Guai un ragazzo che non trasgredisce, insomma, no? Però diciamo è la formazione dei genitori che molte volte manca e che quindi si trasmette anche sui figli. Vedi, mia figlia, quando era ragazzina che frequentava appunto una piazza importante napoletana, veniva chiamata Miss Coca-Cola e veniva un po' esonerata dal gruppo, perché avendo la mamma, insomma, che parlava sempre dell'alcol in questo senso, insomma, ne usciva un po' fuori. Però voglio dire, non è cresciuta male o disagiata o fuori dal, ecco, fuori dai gruppi. Basta avere, i ragazzi poi sono molto sensibili ai messaggi trasmessi bene, trasmessi col loro linguaggio, trasmessi attraverso le loro possibilità, cioè non... Io non ti prescrivo di non bere, io ti devo insegnare a non bere, quando sarai adulto a bere correttamente. Certo. Allora, professoressa Luguercio, facciamo un appello, diciamo, a chi vorrà seguirci il 22 settembre dalle ore 10 alle 19 in Piazza Dante. Che cosa troveremo in questa piazza? Quali saranno le informazioni che verranno date? Io mi auguro che tutti troveremo tanta accoglienza, tanta disponibilità, tanta buona volontà a lavorare insieme per la salute, che non è soltanto del paziente come se fosse, diciamo, un alieno extra da noi, ma per la nostra società, per la nostra città, per la nostra formazione, per i nostri giovani, eccetera. Certamente, diciamo, noi docenti, noi più anziani, potremmo dare delle informazioni un po' più tecniche, un po' più dettagliate, ma la forza della piazza sono i giovani, sono i nostri ragazzi, sono i nostri collaboratori che certamente con le loro capacità, diciamo, anche mediatiche, no? Perché legate alla loro età, potranno dare tutte le spiegazioni che vorranno, e speriamo di fare una cosa utile per la nostra società. A lei e anche i collaboratori che sono qui della professoressa Luguercio, faremo un giro con voi, insomma, ci porterete un po' a fare qualche giretto, insomma, a perlustrare un po' quello che è il vostro habitat naturale. Noi abbiamo creato un percorso informativo da che cosa è il fegato, a che cosa cioè non noi, i ragazzi hanno creato, lavorando loro, preparando del materiale iconografico, dei dépliant, dei poster fatti tutti da loro, hanno diciamo creato un percorso informativo, cos'è il fegato, a che cosa serve, come ci si ammala, come si può prevenire, quali esami bisogna fare per uno screening precoce.
veloce, fino poi appunto alla terapia. Avremo poi il piacere, per chi lo vorrà, anche dell'esecuzione di un'ecografia. E poi cominciamo questo discorso che speriamo possa andare avanti. La ringraziamo, andiamo in giro. Siamo con il dottor Ilario De Sio, responsabile del reparto di ecografia e diagnostica ecografica, che tra un po' ci permetterà di vedere l'apparecchio che viene utilizzato. E ancora prima io le voglio chiedere che tipo di casistica di patologie oncologiche si riscontrano oggi a Napoli, parlo della Campania, perché so che viene tanta gente qui anche da altri posti, insomma, della Campania, altre città, e soprattutto rispetto all'età. Sì, noi vediamo molta patologia oncologica, in particolare una patologia oncologica legata alle malattie croniche di fegato. Sono pazienti ad alto rischio di sviluppare un epatocarcinoma e quindi noi seguiamo periodicamente con un'ecografia ogni 6 mesi questi pazienti al fine di valutare e di poter fare una diagnosi precoce di queste neoplasie. Vediamo altresì molte patologie oncologiche secondarie, cioè metastasi del fegato, e in questo momento abbiamo osservato un notevole incremento, diciamo, dal punto di vista epidemiologico di queste neoplasie, in particolare in età mediamente più giovanili rispetto a quelle che osservavamo tanti anni fa, in particolare neoplasie del colon con metastasi del fegato, neoplasie del pancreas con metastasi del fegato e neoplasie dello stomaco. L'ecografia è una diagnostica, diciamo, di primo livello per poter diagnosticare e gestire queste problematiche, sia per quanto riguarda l'impatto diagnostico. Noi attualmente utilizziamo anche dei mezzi di contrasto ecografico che ci consentono di studiare la vascolarizzazione di queste lesioni del fegato, quindi di porre anche un'ipotesi attraverso una diagnosi non invasiva, e ci occupiamo molto dei trattamenti locali dei tumori del fegato, in particolare dei tumori del fegato primitivi, dell'epatocarcinoma, perché l'epatocarcinoma, insorgendo sul terreno della cirrosi, spesso non è operabile, e quindi noi li trattiamo mediante trattamenti locali che sono l'alcolizzazione e la termoablazione. Oggi certamente, come trattamento di primo livello, la termoablazione percutanea sotto guida ecografica è un trattamento che si propone come trattamento di tipo diciamo oncologico radicale in pazienti con nodulo singolo meno di 3 cm di diametro massimo. In genere questo tipo di esame e di applicazioni che vengono fatte abbassano il tasso di mortalità, cioè si riesce a portare il paziente a vivere, ma soprattutto a vivere in una maniera dignitosa, giusta? Assolutamente sì, si tratta di terapie percutanee poco invasive. Così tanto per capirci, un trattamento locale per una lesione nodulare al di sotto dei 3 cm ha un tempo di trattamento medio di 12-13 minuti, per cui il paziente, con una breve sedazione con assistenza anestesiologica, riesce a necrotizzare questo nodulo in maniera certamente efficace. E quindi impattiamo anche con la sopravvivenza, perché se confrontiamo le sopravvivenze di questi pazienti senza trattamento alle sopravvivenze con il trattamento, certamente c'è un recupero in termini di sopravvivenza a medio e lungo termine, 3 e 5 anni. Le patologie rispetto a un individuo diciamo anziano con uno giovane, il tipo di risposta come funziona e che risultati dà? Ma direi più che il tipo di risposta, se parliamo di epatocarcinoma su cirrosi, il soggetto giovane ha delle prospettive terapeutiche un po' diverse, perché noi nel soggetto giovane cerchiamo di offrire il massimo delle potenzialità terapeutiche che oggi sono rappresentate essenzialmente dal trapianto ortotopico di fegato. Quando questo non sia fattibile per una serie di problemi, allora in seconda battuta entriamo noi con le terapie locali. Nel soggetto anziano al di sopra dei 65-67 anni è chiaro che, non essendo possibile una terapia di tipo, diciamo, resettivo o di tipo trapiantologica, allora interveniamo noi con i trattamenti percutanei. Perfetto, allora tra un po' andiamo a vedere l'apparecchio, grazie. Allora, sempre con il dottor De Sio e il dottor Vitale, che è un collaboratore, siamo qui davanti all'apparecchio che solitamente utilizzate per fare l'esame ecografico. Tra l'altro lei mi ha detto che ha qualche filmato, che ovviamente non intacchiamo la privacy perché non si vedranno volti o nulla, ma vedremo le immagini e forse sarà più facile comprendere come viene fatta la diagnostica. Prego. Sì, diciamo, l'apparecchio è questo. Noi, come vedete,
utilizziamo una serie di sonde, le sonde sono legate alle specifiche esigenze dei pazienti, naturalmente utilizziamo sonde di questo tipo per lo studio degli organi addominali, si parla di sonde convex, è facilmente intuibile perché si chiamano convex, la superficie è convessa, e sonde di tipo lineare che studiamo essenzialmente per gli organi superficiali. Utilizziamo per gli organi superficiali, sono sonde per esempio si utilizzano. Cosa si intende per organi superficiali? Per esempio la tiroide, la mammella, il testicolo, il muscolo, sono strutture diciamo molto superficiali, per cui possiamo utilizzare queste sonde che sono sonde ad altissima frequenza e ad altissima definizione. In più attualmente l'apparecchio è dotato diciamo di un sistema che consente di effettuare dei mezzi di contrasto e ad esempio mostro a titolo d'esempio che cosa ci può fornire questa procedura. Qui vediamo un filmato di un paziente, il paziente ha delle lesioni nodulari del fegato e ovviamente, chiedo scusa ma siamo un attimo in difficoltà, ecco qui. E ovviamente cerchiamo di capire in maniera non invasiva la natura di queste lesioni. Come potete vedere sulla parte destra dell'immagine sta arrivando nel fegato un mezzo di contrasto del tutto innocuo e come vedete la lesione si caratterizza molto bene per l'assenza di impregnazione, viene messa molto in evidenza e ci consente di dire in maniera diciamo non invasiva che questo paziente ha una lesione di tipo metastatico. Ovviamente non solo ci consente di dire che è metastatica, ma ci consente, esplorando diciamo, il parenchima epatico circostante, di poter dire che non è la sola, ma come potete vedere qui in basso ce ne sono altre. Le parti evidenziate in scuro ci dicono chiaramente che si tratta di tessuto epatico non normale e quindi di tessuto epatico di tipo neoplastico. È una diagnostica di tipo non invasivo molto molto utile perché ancor prima dell'approccio diciamo, invasivo istologico ci consente di farci un'idea in maniera rapida. Come vedete il tempo di esecuzione della procedura è di pochi secondi, di stabilire qual è la natura di una lesione nodulare del fegato. E questo vale non solo per le patologie maligne, ma vale anche per le patologie benigne. Molto spesso sono soggetti asintomatici che dovrebbero sottoporsi a una serie di diagnostiche invasive e molto costose, invece con una metodica molto semplice come questa si riesce a dare una definizione di natura della lesione. Diciamo anche che questo apparecchio, per chi insomma parteciperà, anzi io spero siamo in tanti, sarà presente il 22 settembre dalle 10 alle 19 in Piazza Dante, quindi magari si potrà fare qualche controllo anche a chi si vorrà prestare a questa cosa. Sì, anche se non sarà presente questo apparecchio, perché come vedete questo per dire... è un apparecchio diciamo non trasportabile di grossa dimensione, porteremo comunque un ecografo portatile che dal punto di vista qualitativo ha le stesse funzioni e le stesse caratteristiche. Sì. Una procedura interventistica, sì. Allora, pochi secondi, vediamo se... Stiamo cercando di... È l'alcolizzazione che è qualcosa che viene spesso effettuato e dà ottimi risultati da quello che so. Possiamo far vedere, non so se in questo momento ho filmati di questo tipo, ma certamente possiamo far vedere una biopsia per esempio. Sì. Allora. Come vedete questa è una lesione del tubo gastroenterico, questo è un tumore del tenue, non raggiungibile endoscopicamente, vedete la punta dell'ago e il movimento dell'ago che praticamente penetra la lesione per ottenere un frustolo diciamo per la diagnosi istologica. Questa è un'ecografia dell'apparato gastroenterico, perché oggi abbiamo delle possibilità anche di vedere con l'ecografia tumori dell'apparato gastroenterico, qualche volta non è possibile raggiungerli con l'endoscopia, che è la tecnica di diagnostica di primo livello, naturalmente. Nel caso specifico questa è una lesione del tenue, struttura dell'apparato digerente non accessibile alle tecniche endoscopiche e quindi la biopsia viene fatta per via percutanea. Il tempo di esecuzione è proprio quello che potete vedere, pochi secondi, in cui praticamente penetriamo con l'ago e la procedura è abbastanza diciamo tollerata. Tra l'altro non è neanche grandemente invasiva, quindi no? Assolutamente, certamente come tutte le procedure diciamo che utilizzino aghi nel corpo umano c'è una minima percentuale di complicanze, ma devo dire che nella nostra esperienza, ringraziando il cielo, grossissime complicanze nel corso degli anni non ne abbiamo mai avute.
E devo dire che noi lavoriamo con queste metodiche da quasi 30 anni, per cui abbiamo un'esperienza di oltre 20.000 procedure bioptiche sotto guida ecografica con complicanze veramente limitate. Lei crede di riuscire a farci vedere anche un'alcolizzazione? Allora, abbiamo trovato quello che è un ascesso epatico, dico bene? Assolutamente sì, questo è un paziente, diciamo, con un ascesso epatico, o meglio con una raccolta biliare complicatasi con ascessualizzazione. Come vedete, la procedura sotto guida ecografica consente di vedere bene la lesione ascessuale. Inseriamo all'interno della lesione un ago, attraverso quest'ago inseriamo un filo guida e come vedete all'interno di questo filo guida facciamo passare un piccolo, adesso vedrete inserire il filo guida che entra all'interno praticamente della lesione ascessuale, e che è questa specie di coda di maiale che vedete, si chiamano proprio così, pigtail a coda di maiale, sì. Entrare all'interno dell'ascesso e successivamente su questo ago guida si monta, diciamo, un catetere che aspira completamente il materiale e alla fine la lesione è completamente risolta. Il catetere viene lasciato in situ, il pus viene aspirato e attualmente direi che non c'è nessun paziente con ascesso epatico che vada al tavolo operatorio, vengono tutti trattati in maniera percutanea e ecoguidata con l'ago semplice o con il catetere se la lesione ascessuale è di grosse dimensioni. Il tempo di guarigione, per quanto riguarda la guarigione clinica, direi che è immediata. Non dico nulla di eccessivamente, come dire, enfatizzante se dico che il paziente che viene da noi in stato settico, quindi con febbre estremamente elevata, già dal primo giorno dalla procedura, diciamo, è completamente sfebbrato e poi successivamente naturalmente è possibile fare sul pus delle colture che identificano tanto il germe responsabile dell'ascesso e tanto il trattamento antibiotico più idoneo per il singolo paziente. È un po' come si fa, per capirci bene, con l'urinocultura, quando per le infezioni delle vie urinarie andiamo a coltivare le urine e andiamo quindi a fare una terapia antibiotica mirata. Noi lo facciamo coltivando l'ascesso, coltivando il pus che deriva dall'ascesso e quindi dando una terapia antibiotica più adeguata. Grazie, noi ci scusiamo che c'è un po' di buio perché per meglio vedere le immagini l'abbiamo fatto. Col dottor Vitale, che è un collaboratore, volevamo aggiungere una piccola cosa importantissima per il pubblico. Certamente, che cioè questo tipo di procedure hanno il grosso vantaggio di non richiedere ospedalizzazione in termini di ricovero, ma di essere fattibili in day hospital. E sappiamo quanto di questi tempi il risparmio della spesa sia, diciamo, una problematica a cui noi siamo sempre stati sensibili e a maggior ragione lo siamo di questi periodi, per cui la resa è estremamente elevata a fronte di costi assolutamente ridotti e anche diciamo una compliance, un'accettazione da parte del paziente molto maggiore, perché un conto è ricoverarsi magari stando, diciamo, per un periodo più lungo, e un conto avere questa possibilità di svolgerla in day hospital. Soprattutto per chi magari non vive in città e è costretto a venire da altre città, da paesi limitrofi. Esattamente, perché essendo noi un centro di riferimento abbiamo un bacino d'utenza che non è certamente limitato alla campagna, ma dreniamo anche dalle regioni limitrofe. Grazie. Siamo sempre qui al Policlinico, siamo con il professor Nicola Caporaso, ordinario di gastroenterologia, direttore della scuola di specializzazione gastroenterologica, e siamo qui per ricordare nuovamente che ci sarà questo incontro il 22 settembre in Piazza Dante, dove praticamente ci sarà il supporto di medici specializzati che potranno dare non solo una serie di risposte, ma anche effettuare dei piccolissimi esami ecografici grazie a una macchina ecografica portatile che verrà posizionata in piazza. Professore, oggi la Campania è abbastanza tartassata da una serie di malattie oncologiche. Qui con lei vorremmo che ci fosse un po' descritta la situazione da un punto di vista gastroenterologico epatico. La situazione della Campania è che siamo i primi come prevalenza e come incidenza di malattie epatiche. Essere i primi non è un titolo di merito, è un titolo di demerito per tutti noi, per le istituzioni, per quello che non abbiamo fatto e che dobbiamo fare. Perché oggi abbiamo a disposizione tutte le armi per far sì che questa elevata prevalenza di epatiti croniche, di cirrosi, di epatocarcinomi, che
esiste in Campania, c'è la possibilità di diminuirli in maniera drastica e alcune malattie potrebbero essere eradicate dal territorio campano. Sì, se vuole, per ognuna di queste malattie possiamo fare una sintesi. Allora, l'epatite B. L'epatite B abbiamo avuto una larghissima diffusione quando non si conosceva il virus e quando c'è stato un eccesso di medicalizzazione con strumenti non a perdere, c'erano le siringhaie a Napoli, quindi voglio dire era la mancanza di conoscenze che ha fatto sì che ci fosse una trasmissione in larga parte anche intrafamiliare, perché il virus B si trasmette una certa facilità. Dal 92 in Italia è stata la prima nel mondo a organizzare una vaccinazione alla nascita nei dodicenni, per cui dovremmo avere allo stato attuale una coorte di soggetti da 0 a 30 anni, tutti protetti dall'epatite B, con gli anticorpi. Quello che vediamo adesso è quei soggetti che si sono infettati negli anni passati e molto spesso hanno un'epatite cronica o una cirrosi che può degenerare in epatocarcinoma, o i nuovi casi che in genere nelle persone un po' più avanzate nell'età, dopo i 30 anni, perché fino a 30 anni dovremmo essere tutti quanti la popolazione dovrebbe essere protetta. E in quell'età meccanismi di trasmissione sono in Campania prevalentemente, come dire, sessuali e per uso di droga. Ecco. E dicevo che abbiamo una battaglia che si può vincere perché la vaccinazione non va interrotta e abbiamo oggi le terapie che consentono di dominare l'infezione e di curare in maniera efficace l'epatite cronica, di prevenire l'evoluzione dell'epatite cronica in cirrosi e ridurre l'evoluzione della cirrosi in epatocarcinoma, per cui è estremamente importante acquisire la consapevolezza dell'essere portatore, perché è un fatto positivo saperlo, perché abbiamo le armi anche semplici per così ridurre l'evoluzione della malattia e ridurre l'incidenza dell'infezione. Poi andiamo, se vuole, andiamo all'epatite C. L'epatite C è più recente, una volta si chiamava epatite non A non B, e adesso è la forma principale di malattia che si rivolge alla nostra attenzione. Anche per questa malattia non abbiamo il vaccino, però abbiamo gli strumenti di prevenzione e abbiamo delle terapie efficaci. Ogni giorno abbiamo terapie nuove, nella nostra struttura abbiamo terapie sperimentali che usciranno, alcune sono efficaci che utilizziamo oggi, altre ancora più efficaci, anche più semplici da utilizzare, che stiamo sperimentando, e quindi voglio dire chi vuole può rivolgersi a noi, che viene inserito in trial terapeutico, cioè al di là delle terapie standard che effettuiamo. La prevalenza di epatite C in Campania è enorme. Come dire, per l'epatite B abbiamo circa 60.000 soggetti affetti da epatite C, per l'epatite C diciamo abbiamo circa 200.000 persone con infezione da virus C ed è estremamente importante, come si può dire, riconoscere queste persone, sottoporsi a degli esami di laboratorio, a visite mediche. Proprio perché abbiamo le armi per guarire, nell'epatite C si guarisce, no, per vincerla, perché nell'epatite C si guarisce, cioè il virus si elimina e uno così vive normalmente, senza neanche avere più necessità di controlli se c'è un'epatite cronica. Se c'è una cirrosi ovviamente va controllata la cirrosi. Abbiamo altre forme di epatiti virali, l'epatite A, però che ci dà un po' meno che quella che si acquisisce per contagio fecorale, cioè vuol dire portando in bocca degli alimenti o delle sostanze contaminate da virus che viene eliminato con le feci, però l'epatite A non cronicizza mai, quindi voglio dire ci preoccupa meno da un punto di vista di conseguenza, esprime soltanto, come si può dire, il livello di qualità di comportamento di una popolazione. Certo, se uno lava le cozze nell'acqua di mare a Mergellina, voglio dire, poi non può lamentarsi, oppure mangia verdure non lavate che magari sono state concimate in maniera impropria. Ecco, però per l'epatite A è una malattia in elevato declino e che non lascia, voglio dire, salvo qualche rara
raro caso di complicanze nella fase acuta, non cronicizza mai, quindi guariscono tutte, ci crea meno problemi. Cioè abbiamo qualche caso di epatite E fra, insomma, prevalentemente fra gli immigranti, ma anche questa non cronicizza mai. A Napoli abbiamo avuto un grosso problema negli anni 80, che è stata una epidemia di epatite delta o epatite D, che diventa grave perché è una superinfezione che avviene nei soggetti portatori del virus B, quindi eliminando il virus B si elimina anche la superinfezione delta, e questa è la situazione epidemiologica attuale. Noi la ringraziamo di questa spiegazione, così chi ci sentirà avrà anche le idee più chiare, insomma, rispetto ai vari tipi di epatite, perché tante volte si dice A, B, C, ma non si sa, si danno lettere piuttosto che numeri. Noi prima nella nostra chiacchierata di conoscenza lei ha detto una cosa che per me è vangelo, ed è una cosa molto bella, perché parlavamo di quello che è l'incidenza oggi, 20 anni fa, e quello che sarà tra 20 anni. Io vorrei che lei nel salutarci mi ripetesse quella frase veramente simbolica, che poi è quella che meglio racchiude, senza dover pensare oggi c'è l'incidenza, quant'è domani, perché alla fine l'incidenza c'era, c'è e purtroppo ci sarà. Sta cambiando l'epidemiologia. Oggi vediamo quello che è successo, quello che, voglio dire, al di là delle nuove infezioni, voglio dire, le malattie gravi sono quelle acquisite nei decenni scorsi. Il problema attuale, eliminando i virus epatitici, è gli stili comportamentali della popolazione campana. Siamo i primi anche in questo, come obesità infantile e quindi come stile comportamentale alimentare non adeguato. Il fegato, c'è un'elevata prevalenza di fegato grasso, steatosi epatica, che non è un danno cosmetico nel fegato, perché alcuni di questi casi, se si aggiungono altri fattori di danno, evolvono in epatite croniche e cirrosi come coi virus, e questa è una patologia in rapido incremento di cui vedremo le conseguenze, già stiamo vedendo le conseguenze, ma che nei prossimi anni ne vedremo molti di più, perché certamente si selezionerà una corte di soggetti che svilupperanno cirrosi epatocarcinoma, per cui intervenire con attività fisica e stili alimentari comportamentali, diciamo con una vita diversa, è estremamente importante. Considerate che avere un fegato così, chiamiamolo grasso, che nel passato, come dicevo, definivamo un danno cosmetico, non è cosa da poco conto, perché sul fegato poi si aggiungono nel corso della vita altri fattori di danno, oltre ai virus, farmaci che dobbiamo assumere nella nostra vita, come si può dire, tossici ambientali, mi riferisco a aflatossine o al nostro, come si può dire, ambiente di vita non proprio perfetto. Quindi, come dire, avere un fegato grasso non è una cosa così, non è una cosa drammatica, ma è qualcosa da come si può dire, da tenere sotto controllo e migliorare, perché si può guarire anche dal fegato grasso, in particolare svolgendo attività fisica e modificando il proprio stile alimentare. La terra ci è stata data in prestito? Come dire, tutto il mondo ci è stato dato, cioè, vuol dire, noi lo utilizziamo come se fosse nostra proprietà. L'ambiente, la terra, ci è stato dato, come si dice, in prestito da lasciarla ai figli e ai nipoti, e devo dire che quello che io ho avuto dai miei genitori e dai miei nonni 60 anni fa era nettamente migliore di quello che lascia ai miei figli e ai miei nipoti, e questa non è una cosa che mi tranquillizza o mi rende felice. Professor Caporaso, io la ringrazio tantissimo, e proprio con quello che lei ha detto spero, anzi io chiedo proprio a lei di invogliare le persone a vivere meglio, a tenere più cura della nostra terra e di noi stessi. Nessuno dei miei figli ha scelto medicina, uno si occupa di contaminante ambientale, in questo momento sta lavorando su questo a Denver negli Stati Uniti. Noi ringraziamo suo figlio che sta lavorando per noi, grazie. Siamo con il professor Giovan Battista Gaeta, infettologo e esperto di malattie epatiche, che ancora una volta, insomma, ci va a invitare a partecipare e a Piazza Dante il 22 settembre dalle 10 alle 19, ma soprattutto a tutto ciò che è la giusta visione di quello che può essere una malattia infettiva o epatica o oncologica, senza allarmismo ma nella giusta direzione. Certamente, oggi la medicina è fatta molto di consapevolezza e di prevenzione, quindi lo scopo di questa manifestazione a Piazza Dante è proprio quella di rendere consapevoli i cittadini di quello che è stato e di quello che è. Quello che è stato è che a Napoli c'è stata una grossa
ventata di diffusione dei virus dell'epatite. È successo negli anni 60, 70, 80, quindi i cittadini che hanno un'età superiore ai 30, 40 anni sono quelli che hanno vissuto questa situazione e possono essere a rischio. Ma i più giovani si possono riguardare con delle attenzioni che noi vorremmo spiegare a tutti durante questa manifestazione. Dottore, che tipo di incidenza c'è oggi a livello di malattie infettive? Ma se parliamo dei virus dell'epatite, oggi abbiamo una circolazione sicuramente molto più limitata rispetto al passato, per vari motivi. Prima che c'è la vaccinazione per l'epatite B, obbligatoria come le sa in Italia, certo. E l'altro è che c'è un livello di vita e di igiene generale che sicuramente è molto migliorato. Però queste malattie sono ancora in agguato, perché si trasmettono per via sessuale, per esempio l'epatite B, si possono trasmettere con pratiche non controllate, gli stessi piercing e tatuaggi, se non sono effettuati in ambienti controllati, possono essere non sicuri. Quindi l'attenzione non deve cadere. E poi c'è tutto il corteo di danni epatici che sono non da virus dell'epatite, ma che cooperano al danno epatico. L'alcol in primo luogo, o il sovrappeso, che è l'epidemia dei tempi moderni, quindi bisogna essere attenti a se stessi soprattutto. Tra l'altro c'è proprio un aumento di obesità e di consumo d'alcol in ragazzi molto giovani, questo sicuramente non è una cosa positiva. Purtroppo sì, perché è molto diffuso l'uso di bevande alcoliche, anche un po' camuffato da long drink, per esempio, che certo. Si portano moltissimo, ma bere un long drink con l'alcol significa bere un bicchierino di alcol comunque, certo. Quindi senza averne la sensazione. E poi c'è il problema del sovrappeso: se si ha anche l'epatite cronica e il sovrappeso, il danno epatico cammina più veloce, e qui ognuno si dovrebbe guardare attentamente intorno ed essere attento a quello che e a quanto mangia soprattutto. Lei prima mi parlava di questo apparecchio di cui purtroppo non ricordo il nome, quindi se lei me lo ricorda e soprattutto mi dice l'uso, che cosa serve e quanto è utile. Questo è un apparecchio che abbiamo da alcuni anni e che serve con una metodica che assomiglia a quella dell'ecografia a misurare quanto è duro il fegato, che ci dà, tradotto in termini medici, quanta strada ha fatto la malattia cronica di fegato. E c'è molto utile come screening assolutamente rapido e indolore, e anche per seguire poi il paziente nel tempo e per verificare l'efficacia delle cure. Noi lo operiamo assolutamente quotidianamente sui nostri pacienti. Molto spesso si guarda con un occhio un po' particolare agli extracomunitari, ritenendoli colpevoli di portare qui in Italia delle malattie infettive di una certa entità. È vero questo? Se è vero, in che tipo di casistica? Cioè, senza creare ancora una volta allarmismi, che troppo spesso si crea allarmismo, professore. Ma io credo che la colpa maggiore sia quella di non fornire sempre e ovunque agli extracomunitari un'assistenza adeguata e anche uno screening adeguato. Poi l'extracomunitario porta con sé quelle che sono le malattie del suo paese. E nel campo del fegato ci sono alcuni paesi che hanno una grossa diffusione di virus dell'epatite. Ma questo in un paese civile non è un problema, perché intanto gli italiani sono vaccinati, parlo di epatite B in certo, particolare, certo. E poi abbiamo le cure, quindi l'importante è fare accedere alle cure queste persone in un sistema che sia adeguato alla domanda nuova. Ma sa, l'Italia ha la immigrazione piuttosto recente, dobbiamo guardare a paesi che hanno esperienza più antica del nostro, veda la Germania, questo problema l'ha risolto da decenni, perché la Germania ha avuto questo problema 30-40 anni fa e ora non c'è più. Certo. Attualmente quanti casi di malattie infettive gravi esistono qui o che vengono persone che vengono presso il suo reparto? Noi oggi vediamo molte epatopatie virali gravi che sono il frutto di quello che è successo nella nostra area 20-30 anni fa. Vorrei dire, persone che si sono contagiate allora, non c'erano le cure antivirali e oggi li vediamo con la cirrosi epatica o col cancro del fegato. Questo non deve più succedere per il futuro, e non succede perché abbiamo le cure. Per l'epatite B abbiamo cure assolutamente efficaci e anche semplici da attuare. Per l'epatite C
abbiamo farmaci tradizionali, ma soprattutto abbiamo farmaci nuovi. Se si vede, si guarda in giro in questa stanza, vede quei cartelli sui mobili, ogni cartello è una sperimentazione clinica di nuovi farmaci che stiamo conducendo, sono quasi sempre sperimentazioni internazionali. E le posso anticipare che alcuni di questi farmaci sono assolutamente straordinari. Quindi possiamo, diciamo, un po' tranquillizzare la popolazione, chi ci sentirà, che troppo spesso, non voglio dire si crea l'allarmismo, l'abbiamo detto tanto oggi, però si pensa che la situazione sia molto più grave di quello che forse oggi è veramente. No, bisogna stimolare la strategia dell'attenzione. Uno dei problemi che abbiamo è che molte persone sono ammalate di epatite e non lo sanno, perché una delle caratteristiche dell'epatite è di rimanere silente finché non diventa una malattia grave. E allora la rete dei medici di famiglia è fondamentale per fare i test giusti alle persone che hanno avuto dei fattori di rischio, in gioventù magari molto remoti, ma sono test tra l'altro che hanno un prezzo assolutamente risibile, 2 euro, 3 euro, quindi non gravano neanche sul sistema sanitario, mentre grava molto la malattia. Quindi vi è tutto il vantaggio oggi a riconoscere precocemente le malattie virali del fegato, perché le possiamo curare, possiamo prevenire le conseguenze gravi. Quindi sempre più valida il concetto di prevenire meglio che curare, e soprattutto farsi aiutare, confrontarsi col medico di famiglia, di base, come tal si vuol definire, affinché descriva e possa prescrivere gli esami più giusti per prevenire malattie gravi. Assolutamente sì, e direi anche curare precocemente è meglio che curare in ritardo, perché quando il danno è fatto è molto più difficile poi evitarne le conseguenze. Noi ringraziamo il professor Giovan Battista Gaeta e i suoi collaboratori di averci ospitato stamani, ma soprattutto di averci dato una serie di importanti notizie per vivere anche più tranquilli e sereni. Grazie a tutti. Grazie a lei, arrivederci.